Mi ce la racconti un po' questo arrivo qui a Malles in Val Venosta e questi giorni che hai vissuto ovviamente con l'attenzione di chi aspetta per la fumata bianca. Sì, innanzitutto vi ringrazio per la vostra ospitalità. Comunque è stata una trattativa abbastanza veloce e inaspettata perché ero a casa mia e era sera e mi ha chiamato il mio procuratore dicendomi se preferivo fare il ruolo di centrodestra in difesa senza dirmi niente e mi fa ok, allora tra poco ti chiamerà il mister Marcolin che ti vorrà parlare, quindi sai, sono rimasto un po' sorpreso, ma sicuramente ben felice di avere questa opportunità. Mi ha chiamato, ci abbiamo parlato e il giorno dopo sono venuto subito a firmare avendo questa grande opportunità in questa grande società. E dire che le richieste comunque non ti mancavano perché c'era anche il Modena oltre al Padova che si era fatto vivo in questi ultimi Sì, giorni. esatto, però appunto venendo qua sicuramente è stato, diciamo, avendo sentito il Padova come squadra, sicuramente è stato l'input per poi proseguire nella trattativa. Senti, tu è uno dei pochi casi in cui un figlio d'arte fa lo stesso ruolo identico di tuo padre Silvano Benedetti, centrale indimenticato soprattutto a Torino, insomma, ha lasciato un grandissimo ricordo. Anche tu, insomma, hai seguito le orme in tutto e per tutto. Sì, diciamo di sì, dai. Lui comunque la sua carriera dignitosa l'ha fatta, io devo ancora incominciare. Quindi diciamo più che altro come paragone è solo quello di fare il difensore nello stesso ruolo. Adesso sta a me appunto dimostrare di essere quantomeno al suo livello. Lo scorso anno hai avuto una stagione alla Spezia con alcuni alti e anche alcuni bassi, dovuti anche ai diversi momenti della squadra che nel corso del campionato ha avuto dei picchi di rendimento e anche degli scivoloni. C'è stata anche una partita col Padova che non è stata una delle tue migliori esibizioni, proprio per parlare insomma, di quella prima di Natale in cui il Padova vinse poi con 3 gol. Sì, esatto, ci sono stati momenti, diciamo, un po' di tutta la squadra un po' altalenanti, comunque era una squadra appena salita in Serie B, poi erano rimasti in tre dell'anno passato del triplete, quindi sai, comunque non è facile con tutti i giocatori nuovi amalgamare il gruppo in così poco tempo. Noi abbiamo cercato di fare il nostro, fino a gennaio comunque eravamo intorno alla settima, ottava posizione, poi è cambiato tutto, abbiamo avuto qualche calo, però poi ci siamo ripresi e siamo riusciti a salvarci tranquillamente. Senti, nel tuo curriculum lo scorso anno balza all'occhio un dato molto importante, quei 3 gol che tu hai segnato, quindi dimostrando che sulle palle inattive questa potrebbe essere un'arma in più anche da sfruttare quest'anno col Padova. Sì, sicuramente ho preso diciamo, un po' il gusto e ho fatto subito gol la prima di Coppa Italia e contro il Sorrento, poi successiva col Vicenza e poi col Livorno. Sì, sono contento anche di aver fatto questi gol e spero che siano i primi di una lunga serie. E per quanto riguarda l'impatto con Marcolin, da quel poco che hai potuto capire fino a questo momento, com'è stato, che tipo di persona hai trovato, se ti ha detto già qualcosa su quello che potrà essere, lo sviluppo della tua esperienza qui a Padova? Ah, comunque mi ha rassicurato nel senso di stare tranquillo, che ovviamente come in tutte le squadre bisogna mangiare l'erba, di lottarsi il posto, e comunque l'ho trovata una persona molto disponibile e aperta, e mi sembra comunque una persona ottima anche a livello umano. L'Inter ha riscattato, se non sbaglio, tutto il tuo cartellino. Esatto. E il fatto che ti abbia mandato in prestito esclusivamente può essere un segnale anche di fiducia nei tuoi confronti, quindi ti stanno seguendo, stanno guardando i tuoi progressi anche per il futuro. Speriamo appunto sia così, non du ne dubito, che, cioè nel senso sono contento di questa loro scelta, comunque mi serve per crescere e per maturare, poi per magari un giorno sperare, come chiedo a tutti i giocatori, vogliono ritornare nelle squadre appunto di appartenenza, ma come l'Inter comunque che è una delle top club sicuramente fa onore. Conosci qualcuno dei tuoi nuovi compagni? No, adesso non conosco, conosco diciamo perché ho giocato contro Zugi, Mbakoku e anche Colombi. Però per il resto sono tutti compagni nuovi. Se potessi chiedere qualcosa questa stagione, che cosa chiederesti, insomma, al campionato 2013-2014? Ma cosa chiederei? Chiederei innanzitutto di iniziare a svolgere questo ritiro con grande intensità, poi appunto se uno comunque un giocatore affronta il ritiro con voglia, cattiveria, poi le cose vengono subito dopo. Speriamo di fare un gran bel campionato e di arrivare ancora meglio rispetto all'anno scorso.